Questo è un episodio assurdo, signori miei, ma io voglio 100 like per questo episodio. Sta succedendo di tutto. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 17esimo episodio della Crazy Lock Pokémon Nero 2. Signori miei, nello scorso episodio, dopo aver evoluto il nostro Glameow in Togetic, abbiamo affrontato e sconfitto Anemone, l'acqua palestra di Ponentopoli, per poi giungere grazie al suo aereo verso Poggiovento, questa città che trovo fantastica, fatta diciamo con le classiche case tipo in ceramica, credo, ora non so di che materiali siano fatte, ma dettagli, nei pressi di un vulcano, un po' ragazzi, se vi ricordate com'era Brunifoglia in terza generazione. Detto ciò, signori miei, come vi avevo promesso, evolveremo anche all'inizio di questo episodio un Pokémon. In questo caso, signori miei, si tratta di Tyrog, il Pokémon che avevamo catturato ieri e che ha un typing stupendo, fuoco-erba. L'ho trovato a livello 35 perché, ragazzi, nell'erba qua di fianco ho trovato un Audino, cioè l'ho shottato e si è preso 3000 livelli, infatti ho già bloccato l'evoluzione una volta. Ma signori miei, mentre andiamo ad evolverlo, non sarà l'unica cosa che faremo per quanto riguarda le evoluzioni. Infatti, signori miei, alla fine di questo episodio vi porterò anche l'evoluzione di Hippopotas che ho nel box pronto solo per evolversi. Dato che avevo tempo, l'ho allenato fino a livello 33 e un pochino, e adesso è pronto per l'evoluzione. Quindi vi invito a lasciare un bel mi piace per questa doppia evoluzione che vedrete. E nulla, abbiamo trovato su Tepic, fatemi respirare perché raga, ste intro reppate, devo vedere un po' di contenermi. Ole, perfetto, perfetto, questo Tepic va giù. Tyrog sarà a livello 36 e signori miei, evoluzione. Ora, tecnicamente Tyrog dovrebbe poter avere due vie per evolversi. La domanda è, quale prenderà? Stiamo a vedere. Non so, no, non chiudo gli occhi stavolta. Li chiuderò per Hippopotas. Oddio, Bisharp! Signori, Bisharp! È uno dei miei Pokémon preferiti! Fatemelo vedere. Fatemi vedere sto Bisharp, vi prego. Tipo, no, minchia, tipo elettro, non ci credo. Già, non ti metterò mai in squadra. Che statistiche di merda, frate. Cioè, proprio le statistiche cancro. No, ok, raga, è diventato una merda colossale. Che schifo. È proprio uno schifo allucinante. Nulla, andiamo a prendere il Pokémon che ho depositato, che se non sbaglio è Trottola, sì. E adesso vi faccio vedere anche che Hippopotas è quasi a livello 34. E appunto alla fine di questo episodio vi farò vedere la sua evoluzione. Quindi mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Detto ciò vi invito anche a rispondere alla domanda del giorno che troverete come al solito nella sidebar qua sotto. E allora, vediamo un po' con chi iniziare questo episodio. Direi che il Trottola ha passato un po' di tempo nel box, è giusto che adesso si riscatti. Oh, ciao ciclista, no, dove vai? Ok. Non mi ricordavo che ci fossero i ciclisti su sto percorso. Comunque, signori miei, ho il tè questa volta, quindi non morirò. Oh, va che bella roba. Kimberly, developer, manda in campo Keldeo. Bene, lo sto episodio qua mi hanno detto che è iniziato davvero nel migliore dei modi, livello 37, ok? È abbastanza, diciamo, pericoloso sto Pokémon. Allora, proviamo un picchiaduro così su due piedi. Lui fa danza di piume, ottimo, inizia bene la situazione. Mi diminuiscono l'attacco picchiaduro, però forse è diventato speciale qua. A giudicare dal danno, no, era fisica, mannaggia lei. Ok, mi avete detto... No, non volevo usare ghigliottina, ve lo prometto. Volevo utilizzare idropompa. Ok, perfetto, problema risolto. Mi avete detto che... No, amnesia, questo qua si sta drogando. Stavolta te la cookie però la ghigliottina. Ok, perfetto, raga, altrimenti non finiva più sta battaglia. Devo per forza, cioè... se no non è una merda. No, vi stavo dicendo qualcosa, ma mi sono dimenticato. Ah sì, picchiaduro. Mi avete detto che fa 6 colpi per ogni membro della squadra. E che quando un Pokémon è morto non vale il suo colpo. La cosa che mi, diciamo, mi lascia un po' basito è che comunque mi è successo più volte che avendo 6 Pokémon in squadra abbia colpito 5 volte. Che è una cosa che, boh, non ho capito. Però, dettagli, signori miei, lasciamo perdere. Finché questa mossa è forte, lasciamola. Ok, Slugma, perfetto. Lasciamogliela, appunto, stavo dicendo.
Allora, Slugma, che è un Pokémon tipico di queste zone, non so se si possa ottenere. Ah, tra l'altro qui c'è, esatto, c'è la casa bizzarra, signori miei. Uno dei posti, l'antico chateau praticamente, è l'antico chateau di questa regione ed è davvero davvero spettacolare. Ora, penso che non la esplorerò per ora. O magari, cioè, se me la trovo davanti, ci vado un attimo, faccio la cattura e poi esco, perché se non Nuzlocke non la esploro. Però, raga, è veramente spettacolare come luogo quello. Ok, perfetto, altri Pokémon, vediamo chi si poteva ottenere. Serperior, ok, questi qua ne ho buttati giù parecchi durante l'allenamento. E non sono neanche scarsi come Pokémon, se non sbaglio. Fammi fuggire, grazie. Adesso comunque attivo il repellente. Uno schifo, di certo. Meglio noto come Pokebambola. Allora, vediamo un po', qualche repellente dovrei averlo avanzato, in teoria. Oh, perfetto, repellente max, ne ho 4. Sperando che... Ah, ma perché l'ho usato adesso che devo fare la cattura al Monte Ostile? Mannaggia a me, al mio ritardo. Vabbè, a sto punto, raga, andiamo da questa parte dove ci dovrebbe essere esattamente la casa bizzarra. Ok, eccoci qua. Un posto davvero spettrale, ma... cioè, proprio bello bello. Per chi non lo sapesse, in questo luogo qua si continueranno a muovere oggetti. Ad esempio, questi vasi qua che ostruiscono le porte, ad un certo punto cominceranno a muoversi. Allora, qua l'unico luogo che sembra accessibile è quella scala. Io ci faccio la cattura, raga, magari ci prendo anche qualche strumento, che non si sa mai. Pipi su, al massimo, raga, questa parte qua sarà un pochino più lunga perché il monte di cui non ricordo ancora il nome. Perché, no, effettivamente mi sono dimenticato di controllare, lì non ci posso arrivare. Proprio perché poi ci potremo arrivare a quegli strumenti proprio perché gli oggetti si sposteranno. Ad esempio, se vi ricordate, lì prima c'era il fottutissimo divano. Prima lì c'era il divano che copriva. E adesso si può entrare. Ah no, da questa parte qua non si può più andare. Oh, vediamo un po' chi ci trovo. Attenzione. Oddio. 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 Oddio, signori. Signori. Non ci voglio credere. È la forma alternativa di John Frog. È tornato anche qua. È tornato John Frog. Perché sì, lui è la forma alternativa di John Frog. Perché c'è la 100% che... cioè, è il classico Polivrat, lo so per ammazzare. E poi c'è la forma alternativa di John Frog. Oddio. Oddio. È perenne in tutte le serie il nostro eroe. Vediamo di catturarlo. Con una Pokéball stupenda, la Scuraball. Me ne sto accorgendo adesso. Signori miei. Abbiamo preso John Frog. Tipo... erba veleno. Signori miei, ovviamente c'è il soprannome, non ve lo sto neanche a dire quale metto. Allora, oh, vediamo un po'. Non ci credo. Non ci credo. L'ho realizzata dopo come cosa, perché cioè non avevo realizzato che fosse l'evoluzione alla forma alternativa, diciamo, di John Frog, quella ottenibile tramite Rocce di Re. John Frog. Però devo mettere un distintivo. Com'è che faccio? No, aspettate. Devo trovare un modo per utilizzare un distintivo. No, come faccio? JohnFrog.2 direi. JohnFrog.2. La sua forma alternativa. Trasferito nel box 1, signori miei. Mamma mia, ok, perfetto. Quel vaso lì, ecco, vedete che quei vasi lì non, diciamo, hanno gli spasmi, ecco. Allora, continuiamo a visitare questo posto perché sembra davvero figo. E no, soprattutto... cazzo, avevo rimosso il fatto che ci fossero degli allenatori qua dentro. Ehi, sono felice di incontrare qualcun altro in questo posto. Io no, sinceramente, essendo una casa abbandonata nel quale vivono spettri. Sai, sarebbe stato anche carino non averti visto. Ma comunque, andiamo con Mewtwo, signori miei. Fatemi sapere se volete John Frog in squadra. E se consigliatemi a sto punto anche chi togliere. Allora, Iperzanna e va giù, perfetto. Poi alla fine, come al solito, raga, valuterò io secondo le statistiche varie. Però raga, essendo John Frog, essendo il suo ritorno incredibile, non possiamo non inserirlo, diciamo. Cara Cinzia, tu devi attaccare. Ok, per... cosa ha fatto? Ah, ok, penso che sia grido di lotta. Sì, penso di sì. Leccata. Oh, ma vi giuro che io lo sapevo. Lo sapevo, ne ero sicuro al 100%. Non rimanere paralizzato, bravissima Cinzia.
Mamma mia, che Pokémon devastante. Una cosa impressionante. Ok, perfetto. Qua di strumenti non ce ne dovrebbero essere. E mo' in teoria. Mo' in teoria qua è chiuso. Io non so assolutamente dove devo andare. Sogni oscuri a tutte le ore del giorno e della notte. Papà, mamma, Abra, dove siete? Ok, signori miei. Su questa storia, su questa casa, scusatemi, c'è una storia abbastanza interessante da raccontare. Molti pensano sia infatti una casa infestata da Darkrai. Molti pensano che quella ragazzina sia stata vittima di Darkrai e che sia in sostanza morta. Il fatto che se non sbaglio qua dentro si potesse trovare un'ala lunare, se non sbaglio, sta a significare proprio il fatto che la famiglia tentò di aiutarla, ma non ci fu proprio nulla da fare. E di conseguenza lei morì in questa casa insieme a probabilmente al suo Abra. E questa ragazzina qua è la stessa che in Pokémon Nero si poteva incontrare ora non mi ricordo il nome del ponte sul Ponte Meraviglie forse. Quel ponte, insomma, nel quale c'era la ragazzina spettrale che scompariva facendo saltare in aria praticamente il tipo. E nulla, wow. La storia di questa casa mi ha sempre affascinato. Forse ci avevo portato anche un bel mistero Pokémon. No, senza forse, l'avevo portato quando ancora facevo video di merda. Però, wow, la storia di questa casa è sempre più intrigante. Ma è il momento di abbandonarla, visto che siamo già a 11 minuti e non abbiamo ancora fatto il fottuto monte. Al massimo, raga, io vi abbandono, se proprio devo, a metà della montagna, insomma. Ok, allora siamo pronti, siamo carichi. No, in realtà no, perché c'è Cinzia che è paralizzata. Quindi cerchiamo un antiparalisi ignorante. Dove sei? Olè, perfetto. E no, decisamente no. Allora, c'è la Pippa da far salire al 39, quindi direi di mettere davanti lui. E poi, raga, dopo proveremo finalmente Togetic, perché è anche ora. Io vorrei sapere il nome del monte, però. Non si può sapere il nome di sto monte, che è anche bello, tra l'altro. Ok, questo è l'effetto repellente che è finito, va bene. Adesso lo scopro e dico: ah, Antipodi! Sì, lo sapevo. No, sì, effettivamente ora che me lo fanno notare, cattura. Orco. Ok, allora, Lunato mi fa schifo. Sì, mi fa schifo, cioè non è che c'è molto da dire. È un Pokémon che trovo abbastanza brutto. Pokémon Sole e Luna confirmed, chi lo sa, comando urto. No, devi stare proprio fermissimo. Allora, Rogodenti, Zampillo. Aia. Aia, porca puttana Eva. Ok, fermi. Mi conviene switchare forse. Anche perché noto con piacere che ha tante difese perlomeno questo Lunaton. Legnicorno. Ok, non sembra neanche avere un pessimo moveset. Potrebbe essere interessante. Mega Ball. 1, 2, 3. Subito preso. Perfetto, ci sta. Lunaton tipo lotta, che due palle, sono tutti di tipo lotta in sto gioco. Soprannome lo chiamo, faccio un po' l'ignorante, lo chiamo Lunala, dai. Lunala, dove? Olè, Lunala, perfetto, giusto per fare l'ignorante, no? Benissimo, ora che abbiamo trovato il Pokémon possiamo riattivare il repellente, perché altrimenti da sto monte non ci usciamo più. E tra l'altro mi fa piacere sapere che ne ho solo uno di repellente. Ora, strumento. Polve energia dovrebbe essere quella che mi ridà 50 PS, ma fa incazzare di brutto il Pokémon. Perfetto. Possiamo proseguire. Mi rifiuto di parlarti. Ok, il lato positivo è che mi rimette in sesto i Pokémon, ma fai schifo. Anche tu fai schifo! Ti leggerò nel pensiero e riuscirò a predire ogni tua mossa. E questo qua è il re del battling, praticamente. Guardalo. Figlio di puttana. Tu e ste battaglie in triplo. E Bell non fa niente. Devo combattere io. Mi sembra giusto. Allora, proviamo un comando urto così su due piedi. Lui è bello, doccia scudo, raga. Grande mossa. Competitive proprio. Allora, comando urto. Non t'ho fatto nulla, però. E allora provo a volarmela. Aia, oltraggio. Vero che non è super efficace. Ovviamente era un critical. No, cazzo, mo scendo, mamma. No, ok, non è vero. No, aspettate. Ok, no, perfetto, perfetto. Sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Oh, ruotiamo. Mandiamo. No, manderei
trottola, sinceramente, che mi ispira un po' più di fiducia. Vado con picchiaduro. Picchiaduro, vediamo se... Ma perché non lo tiri indietro, brutto ebete? Ok, no, continua a fare oltraggio lo stronzo, ma cioè non dovrebbe farmi troppo, in teoria. Ok, picchiaduro, shottato. Grandissima trottola che, raga, picchiaduro è una mossa che ho sottovalutato tantissimo. L'ho sempre sottovalutato, in realtà, cioè, è devastante. Veramente, è quella che utilizzo più di tutte. Proviamo una forza contro di lui. Manda spam... Pur non ha effetto su trottola, che culo di merda. Quindi di che tipo è? Se trottola è lotta... Cos'è che non ha effetto sulla lotta? Trottola è lotta, no? Ah no, non è vero, è normale trottola. E allora... Spettro, sì, per forza. Aia. Questo potrebbe fare male. Idropompa, buttalo giù, ti prego. Buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù. Non gli hai fatto niente. Oh, riproviamo un picchiaduro a sto punto. Lui fa ancora ricciolata. Noi dovremmo reggerla abbastanza bene come mossa. E tu subisci il contraccolpo. Uno, ok, perfetto, dovrebbe essere... Mamma mia, pure un critical. Raga, trottola è il migliore del team. Ecco, scrivete magari nei commenti chi per voi è il migliore. Per me è trottola, però ci tengo anche a sapere il vostro parere. Ok, perfetto, adesso è il momento di giustiziare anche questo Pampur, che continua a fare spada solenne, che... Sei serio? Ok, va bene. Allora, muori. Non muori. Muori. Lui continua a fare spada solenne, raga, è stupido. Ok, perfetto, mandato a casa. Bello, curami i Pokémon che altrimenti io ce l'ho nel culo fino alla morte. Olè, perfetto. Ora, io sto monte qua, raga, ripeto, l'ho rimosso dalla mente. Nonostante sia bellissimo e non so assolutamente dove devo andare. Un altro bijou. Guardate che bello però questo effetto qua. Guardate che bello. Quello delle particelle che sembrano essere quasi, boh, particelle di polvere che si staccano. Cioè, che si staccano, che vengono illuminate dalla luce e che fanno questo effetto davvero stupendo. Intanto ho qualcosa in testa. No, non dovrò combattere con Bell, vero? Dimmi di no. Un sogno, guardate. Un sogno che diventa realtà, proprio. Tartuig e Masquerade. Vediamo chi manda Bell. Però manda Crocoroc. Cioè, fate conto che, boh, siamo due Pokémon cancro, proprio. Allora, Masquerade. Aia, terremoto. Ok, perfetto, non mi ha fatto nulla però. Foschisfera, va di cattiveria. Foschisfera tipo ghiaccio, super efficace su Tartuig. Attenzione, bello, signori miei, devastante proprio. Cioè, la potenza dell'esistenza. Super efficace anche Drago Furia che... La pippa, signori miei. La pippa è il devasto Zekrom. Ma cosa? Ma stiamo scherzando. Mi stavo facendo andare di traverso il tè. Allora, Zekrom, attacchiamolo. Lui fa anticipo, ma non dovrebbe essere un particolare problema. Zekrom che fa gelo raggio, vero che non mi fai malissimo? Ma non ci credo. Oh, un altro critical di merda, la pippa, no. Non tu. T'ho appena detto, mi ci stavo affezionando, raga. Mi ci ero affezionato, non ci credo. Sempre per sti critical di merda comunque, non ce n'è. Cioè, non ce n'è. Sono sempre loro, porca puttana. Che nervoso. Vabbè che ce ne vuole di sfiga per trovarsi Zekrom, però, cazzo. Geloraggio di nuovo. Fedi di stare fe... Oh! No! Ma chi è sto mostro? Chi sei? Chi sei? Fermo! Buttalo giù! Ti prego! Muori! Oddio! Devo riprendermi. Due così me ne sono morti. Beh, bello. Raga, non ci credo. Me li ha sciottati, ma come, cioè, proprio come se fossero uno schifo, capite?
Vabbè, allora, la Pip è morto per un critical. Ma Togetic me l'ha distrutto. Boh. Allora, a sto punto penso di mettere in squadra John Frog, fisso. E gli altri non lo so, vedrò. Guardalo, neanche a dirlo. Guardate chi viene fuori, John Frog. Non lo so, raga, vedrò cosa fare io. Perché, cavolo, è proprio una cosa che non mi sarei mai aspettato di perderne due così. Non ci credo, non voglio crederci. Non ne perdevo due in una parte da, non lo so, da secoli proprio. Allora, nel frattempo... Guardalo, che bestia! Oddio, non ci credo! Qualcuno faccia lo screen! Qualcuno faccia lo screen! Qualcuno faccia lo screen! Me li stanno mettendo contro! Usano le mie armi! Ah, i brividi! Mi è apparso! I brividi! Insieme a John Frog! Fateci un meme! Vi prego! No, cosa, Dragodanza? Fermati! Fermati, ti prego, abbi pietà di me, signore mio! Signore... No, Regino! Ok, ho come l'impressione che non finirà tutto così bene. Ok, forse l'abbiamo mandato giù. Ok, ok, ok. Abbiamo acquietato la divinità. Adesso, adesso c'è quello scarso. Mega calcio, ok, buono. Mega calcio è ottimo, forse. Stato 5 di precisione... Non saprei in realtà perché... Levo schianto quasi quasi, che tanto non lo uso quasi mai. Allora, calcio basso, questo non farà male, vero? Questo non mi fa male, mega corno. Ok, mi sa che è shot il coso di Belle, decisamente. Dio mio, raga, troppe cose in questa... Cioè, devo scegliere il titolo. Come faccio a scegliere il titolo per questo episodio? Cioè, allora, evolvo due Pokémon. Mi appaiono John Frog e Merda insieme. Mi shotta uno Zekrom due Pokémon. Cioè, è troppa roba. Questo è un episodio assurdo, signori miei. Ma io voglio 100 like per questo episodio. Sta succedendo di tutto. E durerà pure un'infinità, signori miei. Perché, cioè, parliamoci chiaro. Cerco anche di evitare qualche allenatore. Perché altrimenti qua, cioè, non usciamo più, eh. Ok, oddio, queste scale qua cosa mi significano? Guardalo che stronzo di merda. Ciao Ranger. Riesco a sentire una potente energia emanata dalla terra. E saranno, non lo so, i cadaveri dei miei Pokémon che ritornano su Menafi. Un altro. Tra l'altro sì, ho fatto un errore se non sbaglio nello scorso episodio. Forse no, ho parlato di Fion come leggendario. Menafi dovrebbe essere effettivamente considerato leggendario. Cioè, in realtà è stata una cosa che non ho mai capito. Perché, cioè, è forse l'unico Pokémon. Cioè, almeno Fion... Tecnicamente non si può evolvere in Menafi se non sbaglio, eh. Però, cioè, sembra a tutti gli effetti una Prevo. Quasi come se fosse, raga, il nucleo di Lunala, Cosmog, ecco. Cosmog e Lunala. Sembra quasi il rapporto che ci potrebbe essere fra Fion e Menafi. E chissà che non possa essere particolare la cosa, insomma. Intanto Misdreavus, ritorno dalla... Ah no, non è vero, io ne avevo Miss Magius. Questo qua è lo stronzo che mi ha ucciso New 3DS XL, quindi deve morire. Colpi inflitti 2, ottimo. Siamo fermo, che Madonna, la paura proprio. Allora, calma. Iperpozione è buona. Iperpozione, curiamoci, perfetto. Poi raga, al massimo, siccome sto monte è molto grosso, cioè nel senso che c'è tantissima roba da vedere, me lo esploro un po' fuori parte e allenerò magari qualche Pokémon da evolvere nel prossimo episodio. Nel frattempo Cynthia non fa assolutamente nulla. Sto Misdreavus, caduta massi e giù. Perché sì, no, dicevo nella scorsa Crazy Lock, io avevo Miss Magius, non Misdreavus. Tra l'altro gran Pokémon che dovrebbe essere resistito fino alla fine. Mossa più inutile, non potevi apprenderla, eh. Ok, perfetto. Madonna raga, sto perdendo un po' la voce perché, cioè, sta parte è stata terrificante. È andato un carburante. Perfetto, ora ce l'ho nel culo fino all'eternità. Allora, fermi, mettiamo davanti Mew. E vi ricordo che la Pip e Togetic sono andati, purtroppo. E nulla, signori miei. Un po' mi dispiace perché proprio perdere due Pokémon così è proprio brutto. Nel frattempo è vero che si fanno gli incontri doppi, mannaggia a voi.
Tu bello lo puoi rimettere in sesto il tuo Crocroc, però. Ma io tipo un repellente ignorante, tipo così dal nulla non ce l'ho, vero? Lo sto guardando nelle immagini. No, mi sa di no, Ok, bene, allora andiamo spediti, direi. Cerchiamo di uscire al più presto da sto luogo. Lol. Sì, dividiamoci per il momento. Allora, più che altro. Allora, più che altro, raga. Ok, perfetto, siamo usciti, calma. Io voglio occupare la prossima parte dell'episodio. Cioè, l'ultima parte dell'episodio. A guardare ai Pokémon da sostituire. De Iniziamo intanto a depositare un po' di gente. Perché già questo episodio qua, alla fin fine, secondo me, i 30 minuti li raggiungiamo. Allora, iniziamo a depositare la Pippa. Rip. È stato un eroe. Tra l'altro, così perdo sia volo che surf. No, ma ottimo, davvero. Allora, abbiamo qua John Frog. Andiamo a esaminarlo un attimo. Ti prego, fa che non, tu non abbia delle statistiche di merda. Invece sono molto buone. C'è quella difesa lì, raga, che. C'è quella difesa lì che potrebbe fare tanto male. Però, raga, John Frog, solo perché lui entra di diritto nel team. E poi, signori miei, ce n'è di scelta. Io direi però di valutare, dopo aver evoluto in questo episodio, ossia adesso, il nostro buon Hippopotas. Quindi adesso ci rifiliamo velocemente di nuovo nel Monte Antipodi, che continuerò a visitare fuori parte per allenare qualche altro Pokémon da evolvere. Facciamo salire di un livello Hippopotas, lo evolviamo e poi andiamo a fare il punto della situazione su quali Pokémon tra quelli evoluti, ovviamente si intende, portare in squadra. Allora, ciao Bell nel frattempo. Allora, fatemi trovare questo ben amato Pokémon. Che è un Drillbur, che no, io non me la rischio con Hippopotas perché non si sa mai che. Ah, tra l'altro, noto con piacere che in realtà, cioè, sono stato un po' pigro, evidentemente, perché avrei potuto impegnarmi di più per allenarlo. Vai, Trottola, buttiamo giusto cosa, ma tanto. Bella. Tanto ho già capito, raga, che c'è una vita di merda. No, ho già capito che non salirà mai al livello 34. Madonna, però, dai, non è possibile che io devo metterci 3 anni contro i Pokémon selvatici. Olè, perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Continuiamo a cercare un altro Pokémon grazie al quale. Ma come Diglett? Ma raga, ma stiamo scherzando. Questo qua è pure a livello 35. No, 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 va di retro. Raga, non rischio perché se perdo un altro Pokémon così, cioè mi incazzo proprio. Madonna, quello Zekrom, raga. Dio mio. Dio mio, che schifo. Che schifo. Cosa hai fatto? Che non ho visto? Nulla di particolarmente pericoloso, evidentemente, visto che non mi hai toccato. Un altro picchiaduro e dovresti andare a casa. Ok, non penso che Hippopotas salga. No, infatti, ce ne manca un altro. Sì, alla fine i 30 minuti li raggiungiamo così ad allenare Hippopotas. Comunque, mi raccomando, signori miei, lasciate un mi piace. Non lo so. Non lo so io cosa vi devo dire, signori. Cosa vi devo dire? Tutti li ho trovati sta parte. Tutti. Vabbè, dicevo, mi raccomando, lasciate un mi piace per sostegno anche ai nostri poveri Pokémon morti, per il ritorno di John Frog, per l'apparizione di merda insieme a John Frog, per qualsiasi cosa, signori miei. Questo episodio qua veramente dovrebbe raggiungere 200 like, però ovviamente non li raggiungerà. Ma signori, evoluzione di Hippopotas, l'ho promesso inizio episodio, io qua chiudo i fottuti occhi. E provo a capirlo dal verso. Oddio, io ho paura. Si sta evolvendo, si sta evolvendo. Oddio. Tipo Tropius. Oh! E vuole imparare Spaccaroccio. Ok, fermi però. Però Sharpedo non è pessimo in realtà. Spaccaroccia! Ma anche no, direi. Oh, non bloccare, no. Blocca Spaccaroccia. Non far dimenticare. Blocca. Ok, fermi tutti. Allora, usciamo dal monte e andiamo a vedere un po' questo Sharpedo. Allora, noi abbiamo già visto, raga, che B-Sharp, è pessimo, purtroppo. È proprio scarso scarso, cioè non ha una statistica decente. Sono tutte buone, però poi non lo so, non mi convince. Anche il moveset non è un granché. Allora, mettiamo tutti i Pokémon candidati. Sarebbero loro tre. No, aspetta, calma col velocizzatore. Sharpedo.
B-Sharp e Lunaton, perché gli altri, raga, si possono ancora evolvere, quindi non sono una certezza. Allora, abbiamo B-Sharp che vi ridi... Allora, a parte il tipo che è elettro, però vedete che le statistiche comunque, raga, non sono altissime, cioè... beh, in realtà non sono neanche pessime, sinceramente, sono molto equilibrate. Allora, abbiamo B-Sharp, Lunala, tra l'altro consigliatemi un soprannome per B-Sharp e anche per Sharpedo. Però Sharpedo, raga, è proprio bello sweep, se guardate, cioè attacco speciale, attacco comunque alto, le difese fanno un po' pena, però raga, c'è una bella velocità sto Pokémon. Lui, anche lui ha delle belle statistiche. Raga, secondo me sono tre Pokémon validi. Quindi provate a consigliarmi qualcosa voi, signori, perché io sinceramente in questo momento sono in dubbio. Probabilmente cercherò di allenarli un pochino per vedere chi si sviluppa meglio. E nulla, visto che alla fine questi 30 minuti, come al solito, dobbiamo sempre raggiungerli, l'episodio conclude, si conclude qua, quindi vi invito a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto, e vi deve essere piaciuto perché è stato stupendo, signori miei. Un commento rispondendo alla domanda del giorno, come al solito, qua sotto nella sidebar, cioè nei commenti della domanda del giorno si trova nella sidebar. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, signori miei, passate dai social. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.